Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi sempre con il sorriso. Oggi è una grandissima giornata perché finalmente si torna a parlare di Switch Pro, di una collection riguardante la storia di una console Nintendo e di come, a quanto pare, sia stato risolto un errore dell'eShop che stava affliggendo tantissimi utenti dall'aggiornamento 12.0.3. Ma non solo! Come al solito, prima di iniziare, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e seguitemi su tutti gli altri social, in particolare Instagram. Se poi vi sentite dei real poracci, potete e dovete offrirmi assolutamente un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD, che non sono questi. Partiamo con le notizie al volo. Sono state svelate le funzioni associate agli amiibo di Metroid Dread. Le due statuine potranno essere scannerizzate una volta al giorno e garantiranno due distinti bonus al giocatore. Al primo utilizzo, quello di Samus, aggiungerà un serbatoio di energia per aumentare di 100 la salute massima, mentre quello di Emmy aggiungerà un serbatoio di missili. Dal secondo utilizzo in poi ripristineranno semplicemente energia e munizioni. Una funzione interessante ma non decisiva o importante come il viaggio rapido di Skyward Sword. Difficile ricreare la stessa ondata di sdegno generata dalla statuetta di Zelda e Sol Kanubi. Intanto, nell'attesa che anche in Italia vengano aperti su Amazon i pre-order per gli amiibo e la limited edition di Dread, ricordatevi di iscrivervi al gruppo delle offerte poracce. Sono iniziati i Prime Day e stanno fioccando sconti e saldi paurosi. Veloci, che c'è tempo fino a domani. Attenzione, perché è uscita la prima recensione di Mario Golf e Famitsu ha accolto con molto entusiasmo il nuovo sportivo di Mario. Particolarmente apprezzati sono state le modalità Super Rush, che viene descritta da tutti e quattro i recensori come estremamente divertente, e la modalità Avventura in giocatore singolo, proprio come i precedenti episodi della serie, incorpora al suo interno elementi da JRPG. Il gioco ha collezionato un voto totale di 33 su 40, con 3, 8 e un 9. Voi poracci, pensate di prenderlo? Dal lato del gaming su PC ci sono invece interessanti novità. Alcuni dataminer avrebbero scovato sul database dell'Epic Game Store delle pagine prodotto non ancora pubblicate. Si tratta della versione PC di Final Fantasy VII Remake e di Alan Wake Remastered, progetto fino ad ora sconosciuto. Sebbene non ci sia la certezza al 100% che questi titoli facciano la comparsa sullo store, in fondo le pagine sono presenti nel database da anni, ma solo recentemente sono state aggiornate e quindi scoperte. Il loro arrivo non è uno scenario così remoto. Final Fantasy VII Remake è stato da sempre indicato come un'esclusiva temporale Sony, mentre Remedy Games è al lavoro su due progetti pubblicati da Epic. La remastered di Alan Wake potrebbe essere uno di questi due. Per quanto riguarda invece tutto il casino che è scaturito da Abandoned, il progetto che molti credono sia legato in qualche modo a Kojima e il remake di Silent Hill, il reveal previsto per questa domenica è stato rimandato al 25, il prossimo venerdì. Il gioco si sarebbe dovuto mostrare tramite un'app, ma gli sviluppatori di Blue Box hanno affermato di aver avuto problemi di localizzazione e di essere stati costretti a rinviare il reveal. Staremo a vedere fra pochi giorni, insomma, se dietro a tutto questo c'è quel buon tempone di Kojima. Ma bando alle ciance, torniamo a parlare di Switch Pro. Ah, finalmente! Da quanto tempo? Saranno almeno 3 giorni? Troppo tempo. Questa volta a dire la sua sull'argomento è niente di meno che il presidente di Nintendo of America, il freschissimo Doug Bowser. La console è stata confermata? No. La console è stata smentita? Nemmeno. Come da tradizione, Doug Bowser ha dimostrato le sue abilità da PR rilasciando un'intervista ricca di belle parole, ma abbastanza priva di contenuto. Quindi, sebbene abbia deciso di rispondere alle interrogazioni del The Washington Post a proposito di Switch Pro, purtroppo le sue parole sono state tutt'altro che esaustive. Recitano più o meno così: guardiamo sempre agli avanzamenti tecnologici e come la tecnologia può migliorare le esperienze di gameplay. Non c'è mai un avanzamento fine a se stesso. Il punto è come, nello specifico, la tecnologia può migliorare il gameplay.
E come si applica questa tecnologia? Va implementata sui sistemi attuali o è meglio aspettare la prossima piattaforma? E nel caso, quale sarebbe la giusta esperienza di gameplay in questo nuovo scenario? C'è sempre un insieme di fattori che converge in questo discorso e noi di Nintendo non smettiamo mai di prenderle in considerazione. Più o meno siamo ai livelli dell'intervista di dicembre scorso rilasciata su Polygon, dove Bowser liquidava con parole vaghe e sconnesse la decisione di rendere a tempo limitato la 3D All-Stars come un pensiero rivolto ai giocatori. Quello che possiamo ricavare da quest'ultima intervista è che effettivamente l'atteggiamento di Nintendo è cambiato nei confronti dell'argomento e piuttosto che negare in toto l'esistenza di una possibile Switch Pro, l'azienda afferma di tenere sempre in considerazione una prospettiva del genere. Per il resto staremo a vedere. Per Bloomberg la produzione di Switch Pro dovrebbe iniziare questo luglio, quindi il reveal potrebbe seguire lo stesso schema di quello utilizzato per Switch Lite. Certo è che tutti i rumor che volevano la console pronta per essere mostrata prima delle 3, non hanno di certo giovato alla credibilità di queste grandi testate. Se Anuma ha ucciso le speranze dei fan di vedere una collection a tema Zelda per festeggiare i 35 anni della serie, un recente leak ha aperto uno scenario che potrebbe interessare sia i fan dell'epoca d'oro dei Castlevania in 2D, sia i nostalgici di una delle più grandi console Nintendo, i GBA. In Australia, infatti, sul sito dell'ente che si occupa di classificare videogiochi è apparsa una pagina prodotto dedicata a un non meglio specificato Castlevania Advance Collection, con data 18 giugno 2021. Lo scenario più plausibile è che si tratti di una raccolta pensata per mettere insieme tre grandi classici dell'era GBA, ovvero Circle of the Moon, Harmony of Dissonance e Area of Sorrow, usciti tra il 2001 e il 2003. Ora, la notizia è una bella bomba, perché non solo si tratta di tre titoli riconosciuti come tra i migliori della serie e, in generale, come dei capolavori, ma anche perché si tratta di giochi estremamente rari da recuperare. Ne ho già parlato nel mio video dei rari e introvabili dedicato al GBA, ma le quotazioni di questi tre Castlevania sono ormai alle stelle. I giochi fino ad ora non hanno mai visto una seconda release se non su Virtual Console per Wii U. Ora, la notizia veramente buona è che non è la prima volta che Konami fa una cosa del genere, anzi si tratterebbe del quarto episodio di una collana. Le precedenti Castlevania Anniversary Collection, Contra Anniversary Collection e Anniversary Collection Arcade Classics si sono rivelate tutte delle ottime vetrine sul passato, mettendo a lucido dei capolavori senza tempo ed arricchendo l'offerta con contenuti extra. Precedenti Anniversary Collection, tra l'altro, sono uscite su Xbox One, PS4, PC e Switch, e possiamo aspettarci lo stesso anche per questa Advance Collection. Vuoi, poracci, una collection del genere? La prendereste? E chiudiamo, poracci, con una buona notizia, che però non è che fa fare proprio una bella figura a Nintendo. Sembra essere stato infatti finalmente risolto l'errore dell'eShop che impediva di scaricare i giochi sulla console, che si era manifestato dopo l'aggiornamento 12.0.3. Peccato che non ci siano state comunicazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto. Ve lo ricordate, no? Tutto il casino che era successo con l'ultima update del firmware. Dopo numerose segnalazioni da parte degli utenti, Nintendo aveva rimosso dai server l'aggiornamento 12.0.3 perché provocava numerosi bug relativi all'utilizzo delle SD esterne per i download da Nintendo eShop. In seguito aveva reso nuovamente disponibile la patch. Peccato che in tantissimi continuavano ad avere problemi con la console. Senza una procedura di ripristino ufficiale o una comunicazione che quantomeno ammettesse l'esistenza del problema, gli utenti Switch si sono ritrovati per quasi 2 settimane, se non oltre, a navigare a tentoni, cercando di risolvere in autonomia il problema molto spesso associato al codice di errore 2123-1502. Ora le cose sembrano essere tornate a posto, ma ancora una volta sono mancate comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo. Così in sordine, facendo un po' finta di niente, la casa di Mario ha programmato una doppia manutenzione sui server di Switch e la prima si è concretizzata in un intervento di manutenzione nella giornata del 20. Questo sembra aver sistemato la console di tutti quanti, le perplessità però rimangono. Piuttosto che tranquillizzare la sua utenza, Nintendo ha preferito lasciare tutti quanti nell'incertezza più totale, nella speranza che prima o poi questo problema clamoroso venisse risolto. Non lo so, poracci, questo atteggiamento mi ricorda molto l'approccio tutt'altro che virtuoso che è stato scelto per affrontare un problema come Joy-Con Drift.
Un modo di affrontare gli imprevisti decisamente poco rispettoso nei confronti dell'utenza. Ma, se non altro, a voi poracci, la situazione si è stabilizzata? Riuscite a utilizzare l'eShop senza problemi? E questo era tutto per oggi. Innanzitutto, bravi per essere arrivati fino in fondo. E come al solito vi do appuntamento qua sotto per discutere assieme nei commenti delle notizie del giorno. Noi ci vediamo al prossimo video. Io sono il Por Advance, Michele Pro, ciao! In particolare Instagram.